Benvenuti a questo faccia a faccia, a questo secondo faccia a faccia tra i candidati sindaci Carmelo Pace alla mia sinistra e Nene Mangiacavallo alla mia destra. Proprio oggi hanno completato la loro squadra assessoriale. Carmelo Pace ha nominato, in aggiunta a Giovanni Lupo e a Gianfilippo Pasciuta, Ina Picarella e Alessandro Dinghile. Nene Mangiacavallo, in aggiunta a Giuseppina Pandolfi e a Matteo Ruvolo, ha nominato Giovanni Dazzo e Benedetto Vassallo. Questo incontro prevede risposte massime di 3 minuti, ma ce ne sono anche di 2 e di 1 minuto, per cui dovrebbe durare al massimo un'ora e 10 minuti questa trasmissione. E io farò 5 domande e loro si faranno a vicenda 3 domande. In più ci sarà un'introduzione e una conclusione da parte loro. Cominciamo quindi con il primo candidato, Nene Mangiacavallo, è proprio lo sfidante, che farà la sua analisi della campagna elettorale e anche delle ultime ore, delle nuove vicende che sono sopraggiunte nelle ultime ore. Prego, 3 minuti per la risposta. Devo dire che è stata ed è una campagna elettorale bella, entusiasmante, che è stata condotta, posso dire, all'insegna della verità e del rispetto. Abbiamo respinto ogni provocazione, abbiamo ignorato le offese che nel corso della campagna elettorale ci sono state rivolte, perché abbiamo voluto soltanto parlare di programmi. Evidentemente abbiamo evidenziato quelli che noi riteniamo essere gli errori e le manchevolezze dell'amministrazione uscente, ma ci siamo comunque tenuti lontani da qualsiasi forma di attacco e da qualsiasi forma di offesa, utilizzando in maniera particolare toni moderati e rispettosi. Quello che abbiamo voluto fare, ci tenevamo e penso che ci siamo riusciti, è stato quello di presentare nel dettaglio il nostro programma, quello che abbiamo intenzione di fare, non solo evidenziando gli obiettivi, ma cercando di individuare anche le scadenze e i tempi di realizzazione. Abbiamo cercato di incontrare tutti i cittadini, anche prima dell'avvio della campagna elettorale per la redazione del nostro programma politico, abbiamo incontrato categorie, forze sociali, associazioni, ma quello che è stato bello è che nel periodo della campagna elettorale vera abbiamo cercato di contattare singolarmente tutti i cittadini e nel corso della campagna elettorale abbiamo avuto il piacere di stare vicini ad anziani, ad adulti e principalmente ai giovani. Questa è stata un'esperienza meravigliosa, mettere insieme esperienze diverse, generazioni diverse, ci ha arricchiti anche dal punto di vista umano, perché gli anziani ci hanno messo la saggezza e l'esperienza, gli adulti ci hanno messo la concretezza e l'impegno disinteressato, i giovani ci hanno messo 2 cose meravigliose, l'entusiasmo e la passione. L'esperienza che abbiamo vissuto con i giovani è stata veramente meravigliosa e continua ad esserlo ancora oggi e penso per l'ultima settimana che ci divide dal ballottaggio. Ripeto, è stata un'esperienza entusiasmante perché io devo essere sincero, non pensavo che i giovani fossero una fucina di idee così importante, uno stimolo in termini di entusiasmo così irrefrenabile. E poi questa voglia di cambiamento che è stata manifestata, questa voglia di partecipazione che è stata manifestata e che ha coinvolto tutti. Il comitato elettorale è stato ed è aperto 24 ore su 24, anche a notte inoltrata si possono trovare questi giovani che cercano di così discutere con le persone che ci vengono a trovare. Loro stessi si onorano e hanno il piacere di parlare di questo programma, di questa grande voglia di cambiamento, cercando di coinvolgere anche altre persone. Posso dire in termini estremamente stringati che è stato un eccellente confronto di idee che ci ha permesso di avere un bagaglio di esperienze e di proposte che mi auguro possano essere utili per la futura attività amministrativa. La parola a Carmelo Pace per i suoi 3 minuti di introduzione. Intanto, grazie a voi per aver riorganizzato questo appuntamento che penso possa essere utile per noi candidati, ma soprattutto per i nostri cittadini. La campagna elettorale. La campagna elettorale è stata particolarmente esaltante. È stata una campagna elettorale entusiasmante, chiaramente per noi che partivamo in salita, perché chiaramente l'impopolarità che doveva capitare al sindaco uscente
piano piano abbiamo visto il nostro consenso sempre più crescere. E a un certo punto temevamo addirittura che l'avversario al primo turno poteva eguagliarci, se non addirittura superarci. E concludere il primo turno con 1.400 voti di scarto sul nostro avversario chiaramente ci danno tanto coraggio e tanto entusiasmo anche per il secondo turno. Diceva bene l'avversario che è stata una campagna elettorale, tutto sommato, seppur con toni aspri, una campagna elettorale comunque, tra virgolette, anche corretta. Certo, abbiamo fatto una campagna elettorale e voglio ribadirlo, e stiamo continuando a farlo anche mettendo in evidenza la nostra apparenza. Noi siamo quelli che 5 anni fa ci siamo caricati la responsabilità di assumere decisioni importanti, mettendo assieme anche movimenti che non dovevano stare insieme per ideologia e storia. La stessa squadra quasi nella totalità si è ripresentata. Abbiamo chiuso il primo turno con un 12% in più rispetto al nostro avversario, ma non per questo abbiamo chiesto di fare degli inciuci, di fare degli accordi, anche se stigmatizziamo, è giusto dirlo, l'atteggiamento del terzo candidato, Giovanni Dazzo, che sui palchi non ha fatto mistero delle critiche a me rivolte e a volte anche più aspre nei confronti di Mangiacavallo, e oggi, abbandonando gli elettori, abbandonando i partiti che lo hanno prima candidato, poi sostenuto, abbandonando tutti i giovani che hanno investito su Giovanni Dazzo, insomma, alla fine si è accontentato con un accordo per un posto al sole, bastava dirlo anche prima, probabilmente il mio avversario l'avrebbe accontentato senza bisogno di passare dalle primarie di fatto, anche perché le primarie si fanno con i soldi propri del partito e non con i soldi dei cittadini. Il prossimo sindaco dovrà qualificarsi per 3 cose, al nostro modo di pensare: per la gestione dei rifiuti, per il rapporto con Girgenti Acque e per le tasse da destinare ai cittadini. Cominciamo con i rifiuti. Il sindaco Paci, attuale sindaco, se dovrà essere rieletto, a chi affiderà la gestione della raccolta dei rifiuti? Lo avevo detto in consiglio comunale, noi dal mese di gennaio avevamo già una delibera pronta, ma per il rispetto della futura amministrazione, chiunque essa sia, abbiamo lasciato la responsabilità di decidere alla prossima amministrazione, perché si deciderà il futuro dei prossimi 7-9 anni. Noi senza un dubbio, o meglio io, proporrò al Consiglio Comunale, considerato che avrò anche una maggioranza, se avrò la fortuna di amministrare, perché sono stati già eletti 11 consiglieri comunali, la gestione diretta, con assunzione diretta di responsabilità da parte del Comune, senza avere più a che fare con la Sogeir, fermo restando l'accordo con i sindacati, e chiaramente un passaggio anche con la Regione, che su questo aspetto legifera. Mangiacavallo, a chi affiderà, se eletto sindaco, la gestione dei rifiuti? Ma visto il pessimo risultato della gestione Sogeir, che sotto gli occhi di tutti, e indirettamente lo ha affermato anche Carmelo Pace, perché c'è stato un costo elevatissimo a fronte di un servizio inefficiente e carente, io ritengo che bisogna ricorrere alla cosiddetta esternalizzazione. Cioè, si dovranno superare anche gli ostacoli, eventualmente delle difficoltà di assunzione da parte dell'amministrazione comunale, perché attualmente non è facile che il Comune possa assumere personale da destinare a questa attività. Per quanto riguarda l'esternalizzazione, sarà fatto un bando di gara che sarà trasmesso e coinvolgerà la Prefettura, la Guardia di Finanza, e sarà gestito dall'Urega, e in questo bando prima di ogni cosa si dovrà tutelare il livello occupazionale dei lavoratori, e poi dovranno essere inserite delle novità particolarmente significative per quanto riguarda la raccolta differenziata porta a porta, per quanto riguarda la distribuzione di sacchetti con il codice a barre che possano permettere la premialità per chi non inquina. Poi dovrà prevedere anche la distribuzione dei contenitori per i cosiddetti compattatori, e poi, alla luce di quanto sarà previsto nel bando, si dovrà fare un nuovo regolamento per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, perché quello esistente risale al 94 e credo che sia ampiamente superato. Operativamente, onorevole Mangiacavallo, come pensa di tenere pulito il paese, il centro urbano e il territorio,
e soprattutto come pensa di tenere sotto controllo i cittadini che sporcano? Io partirei dalla seconda. Abbiamo già pensato che nel caso in cui andremo ad amministrare questa città dovremmo fornirla di un sistema di videosorveglianza, così come avviene in altre città, anche qui vicine, con attività anche notturna, che possano permettere di individuare i trasgressori, verosimilmente tanti, ma non per il piacere di individuarli, ma perché a loro dovranno essere comminate delle multe che, come suole dire, se ne pigli uno si scannagliano tutte l'altra. Quindi bisognerà far capire che l'amministrazione sarà intransigente nel punire i trasgressori in maniera che ci si possa abituare. Oltre a questo, per quanto riguarda la individuazione di eventuali trasgressori, e non solo per questo, ci sarà un nucleo della polizia urbana destinato specificatamente all'ecologia, ai problemi ecologici, che dovrà pure vigilare attentamente su tutto il territorio e non solo nel centro urbano, forti di un principio, che chi inquina paga, chi non inquina, chi mantiene pulito, dovrà essere premiato. Questo è un elemento fondamentale. Per quanto riguarda il mantenimento della pulizia nel centro urbano, evidentemente si sommano due fattori, non solo l'attenzione dell'amministrazione, non solo l'efficienza dell'amministrazione, ma anche il senso civico del cittadino, che molto spesso esiste, ma che ha bisogno di sollecitazioni, di stimoli piuttosto ripetuti. Ed è per questo che l'amministrazione eventualmente promuoverà una serie di campagne di sensibilizzazione, di informazione, di formazione, non solo utilizzando i media, gli schemi classici, i veicoli classici di informazione e sensibilizzazione, ma anche con pieghevoli, con delle pubblicazioni e principalmente, devo dire, con l'interessamento delle scuole di ogni ordine e grado, perché è lì che bisogna sviluppare il senso civico, è lì che bisogna far capire alle nuove generazioni che sporcare non è bello, che mantenere pulito non solo aiuta dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della salute. Bisognerà insistere poi sui temi classici, sugli elementi fondamentali che sono il riuso, la differenziata e il riciclaggio, e poi ci dovrà essere una interazione informativa fra il nuovo gestore, quello che vincerà la gara, con quello che abbiamo detto, perché sarà una gara gestita dall'Urega sicuramente, e il cittadino che dovrà informare, che dovrà informarsi e che dovrà mantenere quanto più è possibile il livello di pulizia di questo centro urbano. Poi bisognerà mettere dei contenitori, che non me ne voglia il sindaco uscente, anziché quelli piccoli che portano a malapena una cicca e due mozziconi, dei contenitori che abbiano possibilmente quattro sezioni con le diverse tipologie per la raccolta differenziata, e poi una cosa importante, il sacchetto e il guanto anche per gli animali che sono soliti girare, ed è giusto che sia così per la città, e che molto spesso vengono abbandonati. Grazie. Sindaco Pace. Ho detto in premessa che abbiamo già una delibera pronta. La delibera rimodula il modello gestionale e soprattutto le modalità di raccolta con un obiettivo. L'obiettivo è quello di raggiungere almeno il 65% di raccolta differenziata. Abbiamo avuto un'esperienza a Secca Grande, noi la vogliamo rilanciare. Saranno distribuiti a tutti i cittadini nuovi contenitori per l'umido, saranno distribuiti i contenitori per il secco. Giornalmente tutti i cittadini con questo nuovo sistema di raccolta esporranno sia l'umido che tutto il secco. Non ci sarà nessun cittadino quindi che potrà avere il rifiuto a casa e che non sarà più tentato, come succede purtroppo ancora oggi, di buttare il sacchetto per strada o sotto il cavalcavia. La selezione, chiaramente, anziché avvenire a monte nelle famiglie, avverrà a valle in un centro di selezione che selezionerà la carta, cartone, lattine e quant'altro. Questo nuovo sistema di raccolta non soltanto ci ha permesso nell'esperimento di Secca Grande e Borgo Bonsignore percentuali oltre l'80%, ma ci libera anche 9 dipendenti che si occuperanno, perché questo sistema di raccolto lo facciamo nel centro storico e nelle periferie faremo il sistema invece con i contenitori, sempre con le stesse modalità, umido e secco. Ci libera 9 dipendenti
che non saranno invece impiegati per il porta a porta, che saranno i 9 netturbini di quartiere, cioè quelle persone che si occuperanno giornalmente con lo spazzamento manuale e soprattutto con la scerbatura, perché è sotto gli occhi di tutti e quindi io chiedo scusa, che non facciamo in tempo ad andare dietro a tutte le erbacce che crescono. Per i controlli, la videosorveglianza fortunatamente noi l'abbiamo avuto finanziata, abbiamo 36 videocamere, seppur circoscritte nel centro storico, abbiamo ottenuto un finanziamento di 136.000 euro. Molto passa invece attraverso la comunicazione. Nel piano che noi abbiamo pronto e che presenteremo immediatamente nei primi 100 giorni, se avrò la fortuna di amministrare, soprattutto, mi sono perso, vi chiedo scusa se possiamo... No, ma la voglio riprendere. Non si può riprendere, dai, gli ultimi 30 secondi ci sono. Stavo parlando del piano che noi abbiamo previsto per il sistema di raccolta dei rifiuti, che comunque entro i primi 100 giorni approveremo in Consiglio Comunale. Bene, ora l'onorevole Mangiacavallo porrà una domanda al sindaco Pace in un minuto. Sì, Carmelo Pace ha ripetutamente parlato di buona gestione, tipo padre di famiglia del bene pubblico. Ha detto che i soldi sono stati amministrati con particolare cautela, ma io desidererei spiegato dal sindaco uscente come spiega alcune scelte che proprio non stanno in linea con questa buona gestione da padre di famiglia. È stato detto e lo ripeto. C'è stata una nomina del segretario e direttore generale un giorno prima che entrasse in vigore la legge che lo vietava, che ha comportato una spesa aggiuntiva. C'è stata la mobilità di un agrotecnico che ha comportato pure una spesa aggiuntiva di cui si poteva tranquillamente fare a meno perché c'era già un agronomo. C'è stata la riorganizzazione del Ribella DES che è costato quello che è costato. Poi ho letto che c'è un raddoppio ingiustificabile degli interessi passivi nel corso di questa amministrazione e non tutto può essere attribuito a fattori esterni, ma credo a fatti interni. Come giustifica queste scelte che sicuramente non si intestano a buona gestione? 3 minuti per rispondere. Dando, chiedo scusa per come fa. Non è vero che noi non abbiamo amministrato come un buon padre di famiglia, noi abbiamo subito dei tagli che mai nessuna amministrazione aveva subito. Noi abbiamo ereditato dei debiti che nessuna amministrazione aveva ereditato. Abbiamo trovato 4 dirigenti comunali, chi amministrava prima di noi aveva nominato 4 dirigenti e un dirigente esterno, addirittura di Palma di Montechiaro, poi sostituito con ingegnere di Ribera, per un totale di 100.000 euro all'anno solo per quel dirigente. Li abbiamo ridotti a 2. Noi abbiamo trovato un'amministrazione che dava per una causa 14 incarichi e noi ci siamo dotati di un legale comunale che paghiamo 1.600-1.700 euro al mese. Per una causa abbiamo pagato più di 300.000 euro di parcelle. Noi siamo quel comune che è vero che abbiamo dato quell'incarico al direttore generale, ma siamo quel comune che ha ridotto tutto quello che poteva ridurre, tagliandoci noi stessi le indennità, le indennità mensili. Abbiamo ridotto al massimo i costi del consiglio comunale, tant'è che mentre nelle nostre vicinanze e non solo scoppiano degli scandali per i costi del consiglio comunale che superano i 500.000 euro, il nostro consiglio comunale ha speso solo 7.000 euro per tutto il costo del consiglio comunale. Noi siamo quel comune che ha ridotto tutto. Ribella Days, che è stato un evento gestito a maggio, siamo ancora in attesa e mi auguro che il senatore Ruvolo prima o poi ci faccia arrivare questo finanziamento di 87.000 euro. Noi siamo stati quell'amministrazione attenti a ogni spesa che abbiamo fatto. Abbiamo trovato il nostro bilancio con spese di missioni e viaggi pari a decine di migliaia di euro senza portare alcun finanziamento. Andate a guardare, noi quando andiamo a Palermo compriamo il panino di tasca nostra, le nostre spese di missioni e viaggio non sono proprio all'interno del bilancio. Questo è quello che noi siamo riusciti a fare senza soldi, senza avere un bilancio proficuo così come avevano le precedenti amministrazioni, portando 70 milioni di finanziamenti che sono sotto gli occhi di tutti. E noi ci stiamo riproponendo per continuare
ad amministrare sempre da buon padre di famiglia. Gli sprechi a cui faceva riferimento il mio avversario, francamente non capisco quali possono essere. Una domanda di pace a Mangiacavallo. La mia domanda è sul piano regolatore generale. Nel 2000 il piano regolatore generale aveva insomma una anche paternità politica che non mi appartiene ma appartiene ad altri. Ormai è da 13 anni che c'è in vita questo piano regolatore generale. E diciamo che i danni ormai sono inconfutabili, non soltanto perché probabilmente per privilegiare alcuni nel centro abitato si è svuotato per consentire la costruzione dei ville, ma soprattutto relativamente alla fascia costiera. Io ero nel 2000 consigliere comunale, c'è un documento agli atti dell'adozione del piano regolatore generale, contestai la fascia costiera, perché il dato inconfutabile è che non c'è stato un investitore dopo 13 anni che ha investito dalle nostre parti, non c'è stato un piano di utilizzazione che ha portato dei benefici alla collettività, anzi ne è stato approvato uno ma che ancora non è partito, probabilmente è servito a costruire qualche villa, questo sì, ma il piano regolatore generale non ha portato benefici. La domanda è: se l'avversario, se avrà la fortuna di fare il sindaco, considerato che il consiglio comunale uscente ha dato delle direttive, se intende rispettare le direttive del Consiglio Comunale uscente o se intende cambiarle in che modo? La risposta è in 3 minuti. Guarda caso, io avrei voluto fare questa domanda a Carmelo Pace, proprio relativamente al fatto che ha avuto 5 anni di tempo per cambiare questo piano regolatore generale e non l'ha fatto, tanto che è stato nominato un commissario straordinario da parte dell'assessorato al territorio per sopperire a quelle che sono le carenze dell'attività amministrativa attuale. Rispondo alla domanda in maniera estremamente secca e limitata. Cercherò di non approfittare nemmeno dei 3 minuti di tempo a disposizione. Il piano regolatore generale non viene improvvisato in funzione di interessi di parte. Questo lo posso ribadire. E le scelte del passato non mi appartengono. Il piano regolatore generale deve essere redatto possibilmente da tecnici interni, perché non è il caso di andare a pagare ulteriormente tecnici esterni, deve essere redatto dopo che si sarà stabilito con precisione quale sviluppo dovrà avere il territorio della nostra città. Dopo che il programma di sviluppo avrà deciso, se nella direzione turistica, se nella direzione agricola e così via, in funzione dell'obiettivo che si vuole raggiungere si deve pianificare il territorio. Quindi sarà il nuovo Consiglio Comunale a dare le direttive, sarà il nuovo Consiglio Comunale a stabilire le modalità non solo di destinazione d'uso di determinati territori, ma principalmente dovrà essere varato un nuovo regolamento edilizio che possa finalmente aprire le porte ad una attività edilizia che dia respiro, che rilanci l'economia, che faccia lavorare gli artigiani, che faccia lavorare i commercianti e che possa, nel caso in cui si dovesse decidere di andare nella direzione dello sviluppo turistico, attirare l'attenzione degli operatori turistici su un territorio meraviglioso, e questi operatori turistici dovranno dialogare, spero, qualunque sia l'amministrazione, con un'amministrazione credibile, con un'amministrazione trasparente e che possa rispondere in tempi brevissimi a quelli che sono i tempi delle concessioni e delle autorizzazioni. Il piano regolatore generale dovrà essere varato seguendo solo ed esclusivamente questi criteri. Gli interessi di qualche reuccio dovranno essere messi al bando. Sindaco Pace, qual è la sua strategia per una gestione vantaggiosa per i cittadini, naturalmente, del servizio idrico e fognario? Ma la mia strategia penso che sia stata e sarà chiara. E non parlano semplicemente le parole, le invettive, le insinuazioni. Parlano i fatti, gli atti. Il sindaco di Ribera ha chiesto l'autorizzazione al Consiglio Comunale che ha ottenuto per sottoscrivere un esposto contro l'attuale gestore, un esposto alla Procura. Il sindaco di Ribera è stato promotore assieme a 21 sindaci circa di tantissime riunioni che si sono svolte a Ribera per la fuoriuscita dal lato e la risoluzione del contratto con il gestore, delibera approvata in Consiglio Comunale. Il sindaco di Ribera è uno dei 4 sindaci, seppur gli altri, i sindaci, ho visto che il TAR
diciamo, ha dato la sospensiva, comunque ha firmato un'ordinanza che è attualmente vigente contro i distacchi. Quindi la linea del sindaco di Ribera e della maggioranza che lo ha sostenuto, della maggioranza che lo sosterrà, è chiara. Noi siamo per il ritorno a un servizio pubblico. Ci auguriamo che la Regione faccia immediatamente una legge che prevede questo servizio pubblico, anche perché noi riteniamo che abbiamo non soltanto le reti idriche e fognarie, tant'è che i finanziamenti che abbiamo ottenuto sono per il completamento delle reti idriche. Attualmente a Seccagrande e a valle nella zona periferica del Ribera ci sono dei finanziamenti e dei lavori in corso, e a settembre inizierà la rete fognaria. Ma dicevo, abbiamo un sistema idrico e fognario efficiente, il collettore fognario è stato ultimato giorni fa, ma abbiamo anche delle professionalità all'interno del Comune del Ribera, non sottovalutando gli LSU, che attraverso la formula della gestione diretta del servizio idrico potrebbero trovare quella stabilizzazione che fino adesso non hanno trovato. C'è da dire però un qualcosa che coinvolge l'aspetto politico. Il presidente Crocetta, che ha vinto la sua campagna elettorale e che non è nella mia maggioranza, che ha promesso ai cittadini il ritorno all'acqua pubblica, sono passati ormai 4 anni, non c'è nessun provvedimento di legge in direzione del ripristino del servizio pubblico, del servizio idrico integrato. Noi auspichiamo, e noi sindaci con a capo il presidente Orlando Dell'Angi, faremo tutte le battaglie per costringere il presidente della regione ad assumere queste decisioni, fermo restando la volontà del consiglio comunale di andare avanti anche per le vie legali e di chiedere, così come abbiamo fatto con la delibera di consiglio comunale, la risoluzione del contratto. Onorevole Mangiacavallo, qual è la sua strategia per il servizio idrico e fognario? Sembrerà strano, ma io mi trovo d'accordo con quello che ha detto Carmelo Pace circa le illazioni. Come lui, io sono d'accordo che non possono essere sollevate delle illazioni, sul mio conto ne sono state sollevate tante, anche negli ultimi minuti, per cui anch'io penso che il tempo delle illazioni debba essere definitivamente cancellato. Circa la domanda che mi è stata rivolta, io sono dell'avviso che bisogna difendere strenuamente questo principio dell'acqua pubblica, che non solo è stato sancito da un referendum popolare che ha avuto un consenso, lo ricordo, del 95%, ma anche una legge dello Stato che sancisce che l'acqua all'articolo 1 è un bene pubblico e tale deve essere mantenuto. Per quanto riguarda l'attività che noi andremo ad avviare nei confronti del gestore, nel caso in cui governeremo questa città, la prima cosa che bisognerà fare, nel rispetto delle tasche dei cittadini che sono state martoriate, è la rivisitazione delle tariffe, perché è inammissibile che gli utenti riberesi paghino l'acqua di Girgenti Acque come se fosse acqua minerale o addirittura in taluni casi come se fosse champagne. Nel rapporto con Girgenti Acque, che io non ho mai avuto il piacere di incontrare, nemmeno occasionalmente, quindi sono al di sopra di ogni sospetto e al di sopra di ogni illazione, si dovrà pretendere un rispetto assoluto e dettagliato delle norme contrattuali, e laddove si dovessero registrare delle divergenze, un mancato rispetto delle norme contrattuali, non solo si dovrà rivendicare il pagamento di una penale o comunque un corrispettivo, ma se dovessero sussistere le condizioni si procederà alla rescissione del contratto, così come è previsto nello stesso contratto di servizio. Ci dovrà essere un divieto categorico, anche in barba a quello che dispone il Tribunale Amministrativo Regionale, di sospendere l'erogazione. Non solo, sarà messo a disposizione personale dell'amministrazione comunale per il controllo del funzionamento dei contatori, per fare eventualmente un contraddittorio, perché ci sono contatori, a mio modestissimo avviso, che anziché leggere il passaggio dell'acqua leggono pure il passaggio dell'aria. Non me lo toglie nessuno dalla testa ed è giusto che ci sia personale del comune che vada a fare questo controllo. Si dovrà pretendere un più razionale dilazionamento dei pagamenti per coloro i quali sono bisognosi e non possono permettersi nell'arco di 6 mesi di affrontare spese che non le farebbero vivere nemmeno quotidianamente. E poi, per quanto riguarda la depurazione, dovranno essere effettuati dei controlli, perché qualche sospetto c'è, e perché no? L'amministrazione comunale potrebbe stipulare una convenzione a costo zero
con l'ASP per verificare in proprio la bontà del meccanismo di depurazione. Il sindaco Pace pone ora una domanda all'onorevole Mangiacavallo. Un minuto di tempo. Anche se un minuto è poco. Noi, in barba a quello che si diceva che sperperiamo soldi, siamo riusciti, a differenza della mia precedente amministrazione, chi mi ha preceduto, a rispettare il patto di stabilità, a mantenere i conti in ordine, ad assicurare il pagamento al personale di ruolo, cose che in altri comuni non avveniva, e soprattutto al personale precario. Noi paghiamo regolarmente i nostri precari. Siamo riusciti a pagare i nostri fornitori entro 60 giorni ed erogare i servizi essenziali. Volevo chiedere al mio avversario, escludendo i finanziamenti pubblici, perché sono semplicemente teorici e non si possono quantificare in precedenza, quali provvedimenti vuole attuare per incrementare le entrate e soprattutto, se intende fare dei tagli alle spese, quali capitoli specifici vuole ridurre? 3 minuti per la risposta. Benissimo. Per quanto riguarda fonti di finanziamento aggiuntive, al di là di quella che è la finanza derivata, che giustamente non si può programmare, io ritengo che sia arrivato il momento di sfruttare appieno le fonti non alternative, ma le fonti correnti che attualmente non sono state sfruttate, come ad esempio i finanziamenti europei, come ad esempio dei finanziamenti speciali che la Presidenza del Consiglio dei Ministri o alcuni ministeri mettono a disposizione dei comuni. Io ho avuto la possibilità, incontrando i giovani ad esempio, di parlare del piano strategico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la lotta alle dipendenze tutte e al disagio giovanile, che prevedono dei finanziamenti a volte particolarmente corposi per lottare proprio queste devianze e che già eccellenti risultati hanno dato in altre città che hanno sperimentato questa via. Non solo, ad esempio per quanto riguarda l'attività sportiva, al di là di quella che è la finanza derivata classica, si può accedere a dei finanziamenti dell'Istituto per il Credito Sportivo, non so se già qualcuno ci ha pensato in precedenza. Non solo, si possono creare delle joint venture pubblico-privato per interessare in maniera specifica su particolari settori produttivi, perché noi in agricoltura, ad esempio, dei privati che sono già particolarmente interessati alla realtà riberese e del circondario, ma potrebbero essere attratti da un'amministrazione efficiente, da un'amministrazione trasparente, da un'amministrazione credibile, da un'amministrazione attiva, e non sto esprimendo giudizi su nessuno, ci tengo a precisarlo. Non solo, una cosa che mi frulla per ora nella testa, ad esempio per quanto riguarda le strutture scolastiche, si potrebbero creare all'interno, come avviene altrove, delle associazioni ONLUS che possono godere ad esempio del 5 per 1000. Non era questa la domanda, la domanda era come intendeva incrementare le entrate del comune e quali capitoli ridurre. Ad esempio, sta parlando benissimo, ma ha dato una risposta che non c'entra nulla con la mia domanda. Caro Carmelo, scusami se ti scuso, ci mancherebbe, può succedere. A me generalmente non succede, però capisco che può succedere ad altri. Ripeto, io ho risposto ad una specifica domanda: come pensi di incrementare il bilancio al di là di quelli che sono i finanziamenti classici? E penso di non essere andato fuori tema. Per quanto riguarda i tagli che io dovrò fare, uno, anche se questo può dare fastidio, spero di no, un capitolo di spesa che sarà cancellato sarà quello relativo alla indennità del sindaco e degli assessori. L'ho detto e lo ripeto, è una scelta personale, non vuole essere anche questa un elemento di critica o di commento, me ne guarderei bene. Tutte le spese superflue che possono essere evitate saranno evitate, ad esempio per quanto riguarda i controlli sulla mancata approvazione del piano finanziario della Sogeir, tutte le penali che eventualmente dovrebbero essere pagate da Girgenti Acque, tutto quello che non è entrato, ad esempio, dal riciclaggio, dalla raccolta differenziata, le spese che possono essere tagliate, non mi riferisco, come qualcuno ha detto, al taglio per le feste, perché anche l'attività ludica per i giovani, per gli anziani dovrà essere incrementata, ma bisognerà ottimizzare queste spese. Finito il tempo, mi fermo. Mangiacavallo ora porrà una domanda al sindaco Pace.
Io cerco di essere ancora più preciso per evitare che ci possano essere poi delle accuse ingiustificate. Carmelo, che io non ti definisco comunque un avversario, stiamo piacevolmente confrontandoci, spero per assicurare a questa città l'amministrazione più produttiva e più condivisa possibile. Avevi assunto degli impegni con la città, solennemente e individuando anche dei tempi di realizzazione. Cito così alcuni elementi che mi vengono in testa. Ristrutturazione ed utilizzo della casa anziani. Era un impegno che avevi assunto e fra l'altro ti stava particolarmente a cuore perché avevi lottato strenuamente da vicepresidente della provincia e io ne sono testimone. Il teatro, la ristrutturazione del manto erboso del campo Nino Novara, la ristrutturazione e pieno utilizzo del polivalente di Spataro, la viabilità rurale, la villa comunale. Che cosa è successo che non ti ha permesso di rispettare questi impegni che solennemente avevi assunto con la città? La risposta in 3 minuti di Carmelo. A volte non ci sono sordi che non vogliono sentire, il proverbio dice, ma andiamo con ordine. Scusami, ho una certa età per cui una modesta ipoacusia può sulla essere... Villa comunale, sulla villa comunale è un assist. Noi abbiamo ottenuto un finanziamento e siamo in fase di gara per 1.270.000 euro e consegnerò alla città una villa comunale riabbellita con un anfiteatro all'interno. Sulla casa anziani. L'onorevole Mangiacavallo sa meglio di me che la casa anziani, seppur in territorio di Ribera, e non poteva essere un impegno solenne perché non dipende dall'amministrazione comunale, e infatti non lo era, è di proprietà della provincia di Agrigento, comunque dell'ex provincia di Agrigento. Abbiamo comunque stipulato una convenzione con la provincia di Agrigento e abbiamo presentato un finanziamento sia per la ristrutturazione sia per l'arredamento. Stranamente la regione ha finanziato l'arredamento, non ha ancora finanziato la ristrutturazione. Sulle strutture polivalenti, io ho trovato una città allo sbando, io ho trovato una città in cui gli edifici scolastici a cui faceva riferimento l'onorevole Mangiacavallo non erano ristrutturati da 40 anni e ho fatto ristrutturare con finanziamenti tutti gli edifici scolastici, Platania l'ho riaperta, Don Bosco, ci sono i lavori, la ragioneria, il magistrale, quindi, la Crispi, della Crispi, solo il magistrale, solo il magistrale, solo il magistrale della provincia, la Platania è nostra, il Don Bosco è nostro, la Navarra è nostra, la Crispi è nostra, Piazza Giulio Cesare è nostra. Per quanto riguarda la struttura polivalente, noi abbiamo portato avanti un progetto di finanza, progetto o project financing, che prevede la riqualificazione di nuovo della struttura così come l'abbiamo voluta e sostenuta. Diciamo a chiare lettere che se noi avremo la possibilità di amministrare di nuovo questa città saranno tra le prime cose che porteremo avanti sulle strutture. Io ricordo che avevamo la squadra di Serie A di basket, io ricordo che avevamo la squadra di Serie B di basket, ci sono stati sindaci a lei cari che hanno promesso strutture sportive, non si sono fatti più vivi, siamo noi che stiamo pensando agli impianti sportivi con il credito sportivo e a quanto pare lei lo sa che stiamo attivando delle richieste con il credito sportivo, anche per il campo Novara, che è cosa che i cittadini devono sapere, nel piano regolatore che loro hanno fatto è previsto come piazza autobus, è prevista stazione autobus e non come stadio Novara, quindi se domani c'è un bando non possiamo partecipare perché quella è prevista stazione autobus, anche lì cambieremo nel piano regolatore, nelle direttive lo abbiamo messo, perché deve diventare un campo di calcio comunale per una città come merita la nostra città di Ribera. Grazie. Una domanda all'onorevole Mangiacavallo, è possibile ridurre le tasse comunali? Se sì, come? Se no, perché? Quanto tempo? 3 minuti. Io partirei da un dato che è allarmante e stimolante ad un tempo. Il Comune di Ribera, dati alla mano, incassa annualmente 9 milioni di euro da tasse, da tributi vari. Se io divido 9 milioni per molto generosamente 15.000 soggetti che abitano a Ribera, neonati compresi, significa che ogni soggetto ha un aggravio fiscale personale di 600 euro. Questo non solo è inaccettabile perché pone il Comune di Ribera fra i più tartassati dalle tasse,
ma anche perché una tassazione così elevata obbligatoriamente deve aprire i contenziosi, perché c'è gente che economicamente non può pagare queste tasse. Non voglio giustificare l'evasione, ma molto spesso non ce la fa il soggetto a pagare delle tasse particolarmente elevate. Per cui, oltre che un'imposizione politica, oltre che una razionale scelta economica, diventa una imposizione sociale. Dobbiamo abbassare le tasse. E io penso che questo si possa fare. È giusto dire come, perché qualcuno aveva detto qualche anno fa, molto più importante di me, meno tasse per tutti, ma non aveva specificato come. Io voglio prendermi questo impegno dicendo come. Ad esempio, su che cosa si può agire? Sull'IMU sui terreni agricoli, sulla Tari e sulla Tasi. Questa Tasi, per dirla meglio, è l'IMU per la prima casa camuffata. Dovendo dire che cancellavano l'IMU, si inventavano la Tasi, che sarebbe all'incirca la stessa cosa. Per l'IMU agricola, l'aliquota attualmente è del 5,70 per 1000, il che comporta, dati alla mano per il 2014, un incasso per il Comune di 628.288 euro. L'impegno che assume la mia amministrazione, nel caso in cui dovrà governare questa città, è della riduzione al 50% di questa tassa, che consideriamo iniqua e che speriamo possa essere cancellata con una legge nazionale. Quindi 300.000 euro bisogna trovare. 221.000 euro da 2 anni arrivano come effetto compensativo. L'ultimo credito è stato fatto il 29 maggio di questi giorni da parte dello Stato al Comune, quindi bisognerà trovare 80.000 euro. Non è difficile. Basta ad esempio non pagare gli amministratori e già ci sono 80.000 euro. Per quanto riguarda la Tasi, l'aliquota attuale è dell'1,8%. Noi proponiamo di portarla all'1%, il che comporterà, rispetto ai 538.000 euro che si incassano attualmente, di andare a trovare circa 200.000 euro, e anche questo non è difficile trovarla, ad esempio, con economia di scala o colpendo gli sprechi. Per quanto riguarda la Tari, che prevede le aliquote particolarmente varie, sarà molto più semplice di quanto si possa immaginare, cioè la tassa in capo alla Monnizza, per capirci meglio. Si dovrà, prima di ogni cosa, ogni anno, approvare il piano finanziario dell'azienda che eventualmente dovrà gestire questo servizio. Ad oggi non è stato fatto, per cui noi non sappiamo la Sogeir come ha speso questi soldi e se li ha spesi bene. Nessun controllo è stato... Recupera dopo, magari. No, credo di essere stato estremamente chiaro. E questo è un impegno che assume l'amministrazione. Eventualmente si può recuperare nella conclusione. Carmelo Pace, è possibile ridurre le tasse comunali? Se sì, come? Se no, perché? Ma devo essere per la prima volta anche un po' critico. Sono preoccupato, perché dalla risposta dell'onorevole Mangiacavallo sono preoccupato, perché evidentemente, realmente, non conosce ancora bene, ed è giustificato, anche se gli avranno fornito dei numeri, la situazione economica del comune di Ribera. Per questo ci vuole andare in... E quindi... perché diciamo, ha dato dei numeri, nel senso che ha citato dei numeri che non rispondono totalmente e minimamente alla verità, perché è vero ad esempio che noi abbiamo avuto un ristoro da parte dello Stato di 221.000 euro, ma chi vuole amministrare deve sapere che contestualmente, soprattutto quest'anno, abbiamo avuto un decremento, ancora una volta, per carità è vero, un decremento ancora una volta, per l'esercizio 2015, di un taglio di oltre 1 milione di euro. A questo dobbiamo sommare che ancora abbiamo circa 600.000 euro di debiti fuori bilancio che dobbiamo pagare, più dei contenziosi pari a 3.700.000 euro, di quegli espropri famosi, di quegli avvocati famosi, eccetera, eccetera. Quindi cosa si può fare con le tasse? Bisogna essere chiari, com'è il presidente dell'ANCI Orlando, che fa una battaglia continua. Non possiamo ingannare i cittadini. Le tasse si possono ridurre se gli stessi parlamentari che hanno messo l'IMU agricola, se gli stessi parlamentari che hanno inventato la Tasi cambiandola da IMU e l'hanno chiamato Tasi, pongono tutti i comuni, perché non è vero che Ribera è il comune più tartassato d'Italia, è una bugia, perché Ribera ha l'IMU agricola la più bassa di tutta Italia, il 5,7, e questo non è stato mai detto. Ribera non è il comune che ha le tasse più alte d'Italia, ma dicevo, se i tagli che continuamente arrivano ai nostri comuni vengono limitati, si possono limitare le tasse ai cittadini. Solo in quella maniera il cittadino può avere delle tasse sull'IMU agricola. Noi abbiamo una nostra idea sull'IMU agricola, che è quello di dare un ristoro
a tutti quei proprietari terrieri che non superano una fascia di reddito. Ma sono cose che noi stiamo dicendo e che stiamo conoscendo il bilancio realmente, senza dire paghiamo il 50%, portiamo la TASI all'1%, perché sono cose che non si possono fare. Noi alle fasce più deboli dei proprietari terrieri che non superano determinati redditi, poi vedremo se saranno 4 o 5 mila euro, daremo un ristoro, perché il taglio a quelle fasce non si può fare, con contribuzioni. Ma Giacavallo porrà una domanda di un minuto a pagina. Due secondi. Due questioni a me particolarmente care, perché sono strettamente collegate alla questione salute e che rientrano anche nelle facoltà e nelle mansioni, nelle specifiche competenze dell'amministrazione comunale. Randagismo e inquinamento da onde elettromagnetiche da ripetitori. Per quanto riguarda il randagismo, è un problema molto più pesante di quanto si possa immaginare sotto gli occhi di tutti. Per quanto riguarda le onde elettromagnetiche da ripetitori, proprio pochi giorni fa, grazie all'impegno di Benedetto Vassallo, che io ho voluto in giunta, si stava collocando nel centro urbano un'altra antenna, un altro ripetitore. Per me è inammissibile che questo succeda. Desidero sapere, per il randagismo e per le onde elettromagnetiche, che cosa ha fatto in 5 anni l'amministrazione uscente. Pace, 3 minuti. Ma per il randagismo, che è un fenomeno diffuso in tutta Italia, soprattutto in Sicilia, Sciacca e tutte le altre località accanto a noi, giornalmente ci sono fenomeni di randagismo. Mentre in altre realtà si spendono oltre 200-300 mila euro, in realtà come Ribera. Noi spendiamo, credo, non vorrei sbagliarmi e vorrei dare una notizia inesatta, anche perché non sono preparato su questa risposta, perché è estemporanea, credo attorno a 30-40 mila euro annui con un canile. Noi nel programma invece abbiamo messo che vogliamo affrontare questo tema stimolando l'affidamento, perché ogni volta che noi prendiamo un cane e lo portiamo nel canile comunale costa come portarlo in albergo. Quindi per il futuro vogliamo stimolare i cittadini riberesi e non, le associazioni riberesi e non, a prendere dei cani in affidamento, le onde elettromagnetiche. Io ringrazio Benedetto Vassallo per aver fatto l'interrogazione, ma è stato Carmelo Pace, con la firma e con la responsabilità di Carmelo Pace, a buttare fuori, non ricordo qual è l'azienda, se non ricordo male, Wind. Controlla prima la prossima volta, non mi interrompa. Lei sa che queste cose non passano dall'amministrazione comunale, bensì dagli uffici. Carmelo Pace ha posto la firma per buttarli fuori. Carmelo Pace ha convinto, attraverso degli incontri, la stessa a insediarsi fuori dal centro abitato. Ma le onde elettromagnetiche mi fanno venire qualcosa che mi scandalizza ancora ora. Non si può prendere in giro con le onde elettromagnetiche, che sicuramente bene non fanno, seppur abbiamo tutti i telefonini a casa, quando sappiamo che qua, e lì sì, all'insaputa di tutti, hanno dato il parere positivo e quindi autorizzato per una centrale a biomassa. Non sappiamo chi è stato. L'attenzione che ci deve essere per le onde elettromagnetiche ci deve essere 365 giorni l'anno per tutto quello che però che riguarda la salute dei cittadini. Non possiamo fare che per le onde elettromagnetiche, per i telefonini e per le antenne facciamo le battaglie incitando la gente, sobbellando la gente. Quando si tratta invece della centrale di biomassa nessuno sapeva. Il mio impegno c'è stato il mio impegno c'è stato per la centrale biomassa, c'è stato per le onde elettromagnetiche e per l'antenna, l'impegno ci sarà anche per il futuro, mettendoci la faccia e non dicendo io non so nulla, mettendoci la faccia, assumendomi le responsabilità e non scappando dinanzi alle responsabilità, incolpando gli altri. Una domanda di Pace a Mangiacavallo. No, la mia domanda è, se volete, anche sobria. Quanti anni ho? 60. Il 27 febbraio ha compiuto 60 anni. Io sono stato criticato aspramente anche da Franco Mascarello all'inizio e sono stato battezzato come il sindaco delle feste. Seppur ritengo che essere il sindaco delle feste, se significa attenzionare una località turistica dopo aver dato loro un nuovo lungomare, un nuovo costone, dover la pubblica illuminazione completamente rinnovata con un impianto artistico a LED, la frana, tutto quello che abbiamo fatto. Ho contribuito anche con le feste. Il Pizza Fest, che è una mia invenzione,
che è una mia invenzione, diciamo che non è costato nulla, non lo posso dire, è costato pochissimo. Io ho forse eccessivamente, oppure non ho attenzionato l'aspetto, diciamo, degli eventi. La mia domanda è: se ritiene che il Pizza Fest... Dammi del tuo, Carmè, ti prego, mi fa sentire importante, non lo so. Vabbè, se il Pizza Fest ritiene che è stato qualcosa di positivo anche come evento di destagionalizzazione e se intende continuarlo. E soprattutto, anche sotto l'aspetto degli eventi durante la stagione balneare, se intende finanziarli e se sì, come intende finanziarli? La risposta è in 3 minuti. E allora, mi invita a nozze, Carmelo, perché notoriamente io sono un festaiolo. Mi piace divertirmi. Non mi piace divertirmi da solo, mi piace divertirmi in compagnia. E ritengo che questa mia meravigliosa esperienza di vita debba essere condivisa dai miei concittadini. Non dico che dal 1 di gennaio al 31 di dicembre le persone debbano festeggiare, perché a volte c'è molto poco da festeggiare, ma che la componente ludica legata ad una crescita culturale, ad una crescita economica, ad una crescita turistica, sia un elemento fondamentale dell'impegno di un'amministrazione qualificata, non c'è alcun dubbio. Il Pizza Fest, senza dubbio, presenta degli aspetti positivi e, come tutte le cose, può presentare anche degli aspetti negativi. Voglio cogliere gli aspetti positivi. Ha impegnato giovani, ha impegnato commercianti, ha impegnato artigiani ed è una esperienza, lo dico e lo ripeto, da non disperdere. Il Pizza Fest, che potrà essere integrato, che potrà essere modificato, che potrà essere anche allargato come evento, dovrà rientrare in un calderone molto più ampio, frutto di una programmazione seria e costruttiva, di eventi che dovranno presentare tutti quegli aspetti che ho citato in precedenza, dal culturale al sociale, all'economico, al turistico, al ludico e così via. Per cui non solo per Secca Grande, che sicuramente è stata valorizzata anche da questo evento, ma anche per Borgo Bonsignore, per Piana Grande, per Ribera, dove nel periodo estivo rimane un bel po' di popolazione. Si dovranno promuovere delle iniziative all'insegna del divertimento e delle altre cose. Dovranno, come è stato fatto anche per il Pizza Fest, dovranno essere coinvolti anche i privati, dovrà essere nelle pieghe del bilancio individuata una somma da destinare a queste manifestazioni, che dovranno, non dico a costo zero perché a costo zero è impossibile, che dovranno essere ottimizzate sul piano del personale, sul piano delle spese, sul piano della contribuzione e anche sul piano delle entrate che derivano dalla partecipazione delle persone. Quindi non è pesante organizzare una attività culturale, sportivo, divertentistica dal 1 di giugno al 30 di settembre, ma a condizione che siano cose importanti e che coinvolgano tutti e che diano una risonanza non solo provinciale ma anche regionale a questa città. Ad esempio, si può pensare ad una grossa manifestazione, ad un festival del jazz, ad un festival del rock, per tutti questi giovani che sono appassionati di musica, che all'interno del Pizza Fest, all'esterno del Pizza Fest, possono far divertire i riberesi e gli altri che potranno venire a Secca Grande, a Borgo, a Piana Grande, a Ribera e così via. Sindaco Pace, è in condizione di garantire la trasparenza negli incarichi professionali e nelle consulenze, evitando favori ad amici, parenti e portaborse? Se sì, con quale metodo? Ma io penso di aver dato già dimostrazione. Se in questi 5 anni noi abbiamo dato, diciamo, queste prebende ad amici, lo dicevo poco fa, c'erano, prima che noi arrivassimo, incarichi dati a chi che sia no, molto spesso agli amici o agli amici degli amici. E noi, per quanto riguarda i legali, prima ci siamo dotati di un albo e gli incarichi li davamo all'interno di un albo, facendo scorrere, tant'è che ci sono anche ragazzi che poi sono stati candidati nelle file dell'onorevole Mangiacavallo, di Giovanni Dazzo o comunque anche genitori. Poi, per evitare questo, ci siamo dotati, sarò ripetitivo, anche di un nostro avvocato. È vero che per alcuni incarichi importanti io ho quasi sempre ricorso all'avvocato Rubino, e quindi lo dico perché, soprattutto in materia di tribunale amministrativo regionale, credo che sia uno dei migliori. Credo che per il futuro non si può fare altrimenti, anche perché le casse comunali di cui parlavamo poco fa non consentono più di dare incarichi
agli esterni, né per quanto riguarda i portaborse che non sono mai esistiti, non capisco la domanda perché portaborse, né per quanto riguarda gli avvocati, ma soprattutto gli incarichi che l'ufficio tecnico dà o per i collaudi o comunque per i progetti, sono incarichi che vengono dati sempre o con bande d'evidenza pubblica o comunque con trattative e invitando diversi professionisti. Quindi noi già non lo stiamo promettendo, lo abbiamo attuato nel passato e chiaramente faremo ancora meglio, soprattutto nel futuro. Onorevole Mangiacavalli, lei come risponde? 2 minuti. Allora, quando andremo ad amministrare, noi la prima cosa che faremo, faremo approvare, proporremo e faremo approvare, speriamo che questo avvenga, dal Consiglio Comunale un regolamento per quanto riguarda il conferimento di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza, libero professionale, perché si configurano tanti rapporti con gli esterni, e questo regolamento dovrà sancire delle regole certe, condivise e indiscutibili, che dovranno evitare delle scelte che potrebbero ingenerare critiche ed assicurare il massimo della trasparenza e principalmente il riconoscimento del merito. A tal proposito io dico che specifica attenzione dell'amministrazione, se noi andremo a governare questa città, sarà rivolta al personale interno, perché mi risulta che ci sono delle professionalità che possono essere utilizzate per compiti specifici senza dover ricorrere agli esterni. E nel caso in cui si dovesse ricorrere agli esterni, ci dovrà essere una motivazione ben precisa, ben specifica, e l'atto deliberativo dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti perché la possa prendere in esame. Segno della più assoluta trasparenza. Diceva bene Carmelo Pace, tutto dovrà avvenire a seguito di avviso pubblico, non so se in passato questo è avvenuto, dovranno essere istituiti degli albi per ogni singolo professionista, per ogni singolo, ne faremo altri dopo avviso pubblico, che dovranno essere aggiornati annualmente e che dovranno essere trasmessi alla prefettura come organo territoriale di governo. Ma assicureremo di più: il monitoraggio e la supervisione sul lavoro che viene svolto da questi professionisti esterni, e poi imporremo, perché ce lo possiamo permettere, il minimo tariffario a tutti i professionisti che dovranno lavorare con il Comune. Prendere o lasciare. Grazie. Siamo alla conclusione. Ora ciascuno dei due candidati si porrà una domanda proprio a se stesso. Perché, questo mi mancava. Perché gli elettori dovrebbero votare per me? Questo ti mancava? Cominciamo con Mangiacavallo. 3 minuti. E non so se ce la faccio in 3 minuti. Devi farcela. E allora cerco di farcela in 1 minuto. Prima di ogni cosa, votando per Nenè Mangiacavallo non si vota soltanto per Nenè Mangiacavallo, perché io sarei presuntuoso. Se sarò il sindaco, io sarò non il capo, ma il maggiore responsabile di una giunta, di un'amministrazione. Quindi votando per me si voterà per una squadra di amministratori attenti e competenti, e principalmente per una solida, compatta, inscindibile ed impegnata coalizione politica. Non solo, votando per me si vota per un metodo nuovo, moderno e condiviso di gestire la cosa pubblica, che dovrà essere obbligatoriamente lontano da interessi di parte e da condizionamenti di qualsiasi genere e da qualsiasi parte provengano. Ma votando per me si vota, come avevo detto, per 4 persone direttamente interessate, e io avverto l'obbligo di salutare e ringraziare sentitamente coloro i quali hanno accettato di far parte della mia giunta. In testa Giovanni Dazzo, senza nulla togliere agli altri, al quale abbiamo voluto tributare il giusto riconoscimento anche in termini di coerenza, perché io ricordo che non è strano quello che ha fatto, perché Giovanni Dazzo aveva detto nel corso di tutta la campagna elettorale, che considerava turno di primarie, e che se avesse vinto Mangiacavallo o se avesse vinto Lino, si sarebbe messo insieme per amministrare questa città come modello alternativo alla giunta Pace. Ringrazio Ruvolo, Matteo Ruvolo, il mio grande amico Matteo Ruvolo, che oltre ad essere un politico navigato, esperto e riconosciuto per la sua onestà e per il suo impegno, è anche un eccellente professionista che potrà essere particolarmente utile nella gestione amministrativa di questa città.
Ringrazio la professoressa Pandolfi, Giuseppina Pandolfi, che ha già dimostrato nel corso del suo impegno professionale quale elevatissimo valore rappresenta. Ringrazio anche Benedetto Vassallo, al quale abbiamo riconosciuto questo ruolo non solo di primo eletto in assoluto, ma anche di simbolo di un'opposizione intelligente e razionale. Votando per me si vota per il riassetto degli uffici comunali, per l'utilizzo di tutte le fonti di finanziamento, l'ho detto prima, per il riconoscimento del merito e non della raccomandazione. Quando si vota Mangiacavallo si vota anche per una gestione, spero, autorevole, ma principalmente credibile, che ci possa permettere finalmente di rivolgersi a tutte le istituzioni, non solo nazionali ma anche europee, senza essere presi per mano da nessuno e a volte senza presunzione, senza nemmeno bisogno di bussare. Si vota Mangiacavallo perché non prenderemo l'indennità, perché potenzieremo l'ospedale, contrariamente a quello che è stato detto. Io sono nelle condizioni di poter potenziare l'ospedale e i servizi territoriali sanitari, per il miglioramento della qualità della vita, per le cose semplici, banali, che possono... Vabbè, le altre cose le diremo domani sera al comizio. Carmelo Paggio, 3 minuti per la conclusione. Perché votare per te? Ma perché votare per me? Intanto perché parto da una considerazione molto importante. Amministrare questa città è particolarmente difficile, lo è stato per me, lo sarà per chiunque altro, ma un progetto deve durare almeno 10 anni. Dalle cose che abbiamo detto poco fa, ci sono ancora delle lacune di conoscenza che sono comprensibili da parte dell'onorevole Mangiacavallo e ci sono delle cose che io ho iniziato, che solo io so, assieme alla mia squadra, alla mia maggioranza, come poter continuare nell'immediato, perché Ribera non può perdere un giorno di tempo, né per imparare né per capire. A Ribera un progetto che è iniziato 10 anni fa di riqualificazione della macchina amministrativa che abbiamo trovato anche incrostata, ma soprattutto dei finanziamenti che stiamo portando a termine seppur nelle difficoltà, e ritengo sia giusto portarlo a termine e essere giudicati per quello che abbiamo fatto i miei 10 anni. Votare per me perché? Perché sono una persona vera. Io qua ho semplicemente momenti e riferimento alle domande, non ho portato nulla, perché ho commesso degli errori poco fa, ho commesso un lapsus, sono uno di voi. Votare per me perché non ho fatto scuola di dizione. Votare per me perché parlo anche meno bene rispetto all'onorevole Mangiacavallo e sbaglio congiuntivi, però sono tra la gente sempre. Votare per me perché le persone hanno bisogno sì di un amministratore capace, serio e onesto, hanno bisogno di una persona che traguardi al futuro pensando che sta amministrando 20.000 persone, ma soprattutto un ente che non deve portare in dissesto finanziario così come era destinato. Votare per me perché la gente ha bisogno anche di un rappresentante. La gente di Ribera deve riconoscersi in colui il quale fare il sindaco, che non deve salutare con il suono del clacson solo 3 mesi prima della campagna elettorale, che deve essere tra i giovani non soltanto in campagna elettorale, che deve essere vicino agli anziani e parlare degli anziani e dare sostegno agli anziani non soltanto in campagna elettorale. Ribera ha bisogno di una persona vera, che ha commesso degli errori, parlavo di poco fa dell'lapsus, ma continuamente commetto degli errori, che commette degli errori ma che lavora onestamente tra la gente pensando solo quel ruolo non come l'ennesima spilletta ma come un servizio vero ai cittadini. Io vi ringrazio per questo confronto che è risultato veramente equilibrato. Come si dice nello sport, vinca il migliore. Grazie.